Faccio una prova. Ci sono in preascolto? 1, 2, ok. Siamo a margine di questo secondo turno. Il ballottaggio ha fatto emergere un cambio di rotta a Palazzo Cabrino. Siamo a pochi metri di distanza da Palazzo Natta. C'è da creare un rapporto con un'amministrazione di colore diverso. Mi pare che lei ha cercato durante il corso della sua amministrazione sempre il dialogo col centro-sinistra. Sì, io non ho mai mancato nei consigli provinciali e neanche durante la campagna elettorale. Certo che la sorpresa c'è perché da un 48% di votanti di centrodestra nel primo turno passare al risultato di oggi, sicuramente per il governo del centrodestra è sicuramente una sorpresa non positiva. Chiaro però che l'indicazione degli elettori novaresi è piuttosto precisa nei confronti di Ballarè, ed è altrettanto vero che terminata la partita della campagna elettorale c'è la partita istituzionale che rimane sempre aperta. Da questo punto di vista io sono un presidente votato anche dal centro-sinistra, ad esempio nel consorzio del Medio Novarese, perché no, non votare e non lavorare insieme con il nuovo sindaco anche in un'avventura nuova per lui, ma che deve avere comunque un principio fondamentale: il bene comune, il bene del nostro territorio, il bene dei nostri cittadini. Quindi assolutamente a disposizione del nuovo sindaco. Queste ore successive al risultato ci saranno delle valutazioni politiche che vanno oltre naturalmente il fatto amministrativo. Mi pare di capire che forse l'unica amministrazione a guida centrodestra che non corre grossi rischi è proprio la sua. Questo lo vedremo. Io non ho problemi in questo senso perché sono un uomo libero e tutti lo sanno. Probabilmente una delle mie forze è proprio quella di essere un uomo libero, e stiamo cercando anche di fare un lavoro amministrativamente importante. Il discorso che faremo dal punto di vista politico è sicuramente una valutazione nell'ambito della coalizione. È chiara una cosa, che il primo turno aveva dato un'indicazione chiara del partito che mi vede coinvolto, che poi è il PDL, aveva fatto un ottimo risultato, e devo dire che per quanto posso testimoniare il lavoro fatto dai candidati del PDL anche durante il periodo del ballottaggio è stato veramente ciclopico. Ora, questo coinvolgerà comunque un'analisi un po' più ampia che lo vedremo dai risultati poi scritti delle elezioni, quindi dai numeri. Grazie. Grazie a voi. Grazie per essere.